Ciao a tutti, sono Barbie Xenex e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un film un po' particolare. Parleremo principalmente di questo film perché c'è come protagonista Noa Centineo. Se no, se ne sarebbe benissimo rimasto lì nei meandri di Netflix, dove nessuno se lo guarda, e sarebbe stato anche un bene. Quindi i motivi per guardare questo video sono due: o se siete fan sfegatati di Noa Centineo, oppure ancora se volete evitarvi un film brutto, perché questo è abbastanza brutto. Sto parlando del film SPF 18. È una zozzeria, dobbiamo parlarne. Ne ho parlato con voi su Instagram tramite l'Instagram Stories, perché lì molto spesso decidiamo di quali film parlare. Vi chiedo quali film vorreste vedere recensiti sul canale. Abbiamo parlato di questo film e la scelta era tra questo e The Kissing Booth. Questo era particolarmente brutto, quindi ve lo dovevo segnalare, o per evitarlo, oppure se siete grandissimi fan di Noa Centineo. Se volete un video anche su The Kissing Booth, che mi avete detto sia veramente, ma veramente trash, lasciate un emoji qui sotto, quella che secondo voi è più brutta di tutte le emoji che avete. Perché ogni tanto queste recensioni trash ci piacciono, e quindi parliamone. Allora, parliamo di questo film, SPF 18 o SPF 18, cosa sarebbe il titolo? Sarebbe praticamente la protezione solare. Secondo voi avrà un ruolo fondamentale all'interno di questo film? Ma di che stava parlando il film trash? Quindi niente, c'ha senso, è un po' una roba così. Il film inizialmente mi aveva anche convinto, perché aveva tutte queste cose anni 80, la vecchia che in me ha subito apprezzato, però il resto è una zozzeria, sinceramente. Cosa succede? Allora, la protagonista è Penny, una che è una super fan di riprendere tutto, sembrerebbe voler fare la regista, poi alla fine sta cosa viene buttata letteralmente nel mare e non se ne parlerà mai più. E lei è fidanzata da un sacco di tempo con un tizio che è un po' un marpione, ovvero Noa Centineo. Stanno insieme, non hanno ancora fatto, però non sanno se poi prenderanno due università differenti oppure no. Quando a lui viene affidata, così da un tizio che nemmeno conosce, una casa, e dovrebbe andare a questa casa, una casa gigantesca ovviamente, lui che dice: bella, c'ho casa libera. E quindi lei si fionda, però con lei ci va pure la cugina, uscita dal nulla, Sta casa scopriremo che è niente popò di meno che The Keanu Reeves. Poi sta da lì: Keanu Reeves, ma che cosa c'entra? Il film è tutto così. Quasi nulla ha vagamente senso. È tutto così. What the fuck? Questa recensione è semplicemente per dirvi: non guardatelo, risparmiate quel tempo se volete, e davvero non vale il vostro tempo. Loro si trasferiscono in questa casa e poi innamoramenti vari. Il film è una zozzeria perché è super noioso, sinceramente lento, non succede niente. Quelle poche cose che accadono non hanno un minimo di senso, con camei di persone famose totalmente buttate random. Ci sono dei momenti in cui ci sono questi richiami agli anni 80 e voi direte: ci sarà qualche motivo, ci sarà qualche cosa. No, hanno preso semplicemente tutte le cose brutte dei film anni 80 e l'hanno messe dentro questo film, però in realtà è una zozzeria. Quindi se avete voglia di un film bruttarello, che non ha molto senso, ma che ha dei titoli iniziali molto molto carini, vi consiglio di vederlo. A parte questo, niente, non guardatelo questo film. Quindi per risparmiarvi questo patimento, vi racconterò la trama e vi dirò cosa succede, perché dovete saperlo, così ne possiamo parlare, perché succedono delle cose che non c'hanno un minimo di senso all'interno di questo film. Allora, inizia così: questi due fidanzatini, e a un certo punto Noah dice alla madre: mamma, tizio che non conosciamo, poi scopriremo che in realtà è Keanu Reeves, mi ha detto di badare a casa sua, a un adolescente, a un ragazzino, gli dai casa tua gigantesca a uno che nemmeno conosci. La madre gli fa: non fare come tuo padre. Ma che cosa c'entra? Poi scopriamo che il padre, che cos'è? È un surfista che è morto in acqua. Cosa c'entra con la casa? Cosa c'entra col badare a una casa? Non si capisce, sinceramente. Lui va dentro sta casa, uno dei 16 anni che bada a una casa. Vabbè, sono tutte quelle parti what the fuck che erano tipiche delle commedie adolescenziali degli anni 80. Oggi però le guardiamo e diciamo: non ha senso. E non riesci pure a empatizzare con il film, perché pensi: non ha senso. Arriva lì Penny con sta fissa per la regia che non porterà da nessuna parte, non finisce nemmeno con la cosa scontatissima tipo: un giorno Penny diventerà regista. Ma di che? Lei insomma va lì semplicemente perché vuole perdere la verginità col tizio. Lo fanno, ma subito dopo succede qualcosa. Lui scompare, tipo scompare da casa sua, oltretutto. Cos'è successo? Non si capisce bene, va a prendere una tavola super pacchiana, sinceramente una trasciata epica, che era in realtà del padre, e si mette all'uscita sta tavola da surf per tipo mezz'ora di film. Nel mentre però arriva un'altra persona, un altro ragazzo, questo è un personaggio super foraccio. Lui in pratica è una mezza specie di pop star, però lui vuole fare delle canzoni romantiche, ma lo vogliono obbligare ad essere il cantante belloccio stile Justin Bieber, quindi fare ammiccamenti alla telecamera, cantare canzoni ballabili che non ti ha voglia di buttate sotto, però lui no, vuole fare delle canzoni noiose, mosce, che ti fanno addormentare. E quindi che cosa succede? Decide di accamparsi per strada, sulla spiaggia. Utilissimo, sicurissimo, non esistono i ladri, non esistono persone pronte a sgozzarti per 30 euro, assolutamente no. E poi che cosa fa? Decide di denudarsi e lanciarsi in acqua. Per quale motivazione?
deve fare un battesimo con Gesù. Possiamo alzare le mani dopo tutta questa cosa? Possiamo! Oltre alla parte trash, sinceramente, di dire che sia un ricongiungimento con Gesù, una scena in cui ti si vedono le chiappe, un po' too much, sinceramente. Ma questo è il personaggio super religioso del gruppo, perché c'è sta Noah, che è un po' marpione, la cugina di sta Benny, gli danno velatamente della facilina, così, proprio con leggerezza, nel mentre c'è sta pure il drogato, non ci fa manca niente su sto film. Chi è il bagnino, che prima vuole tipo arrestare, fa una multa a sto tizio super religioso che si è denudato e buttato in mare, tutto in nome di Gesù, e poi c'è stato bagnino che in realtà è un ex allievo del padre di Noah che si drogava, prendeva il doping per fare surf. Che storia è questa qui? Cosa state vedendo? Arrivato a un certo momento vi direte proprio, ma che cavolo di senso c'ha? Come se non bastasse, dopo questa scena scopriamo tutte queste cose, passa Pamela Anderson, la vera Pamela Anderson, passa così nel film. Ha un minimo di senso tutto ciò? No, non ce l'ha. Come vi ho detto, dopo che hanno fatto le cosacce, Noah e Penny, insomma, c'è un allontanamento. Lui se ne va semplicemente da casa sua e non risponde alle chiamate. Lei nel mentre, nemmeno passata 24 ore, subito fa gli occhi dolci e c'è prova col tizio super religioso. E gli dice, che bella macchina che hai, quanti strumenti, oh oh. Battute tristissime. E il tizio, ovviamente, super religioso, gli dice, guarda, io so che tu c'hai una mezza cosa con Noah. Noah è l'amico mio, io non gli farei mai un torto. Quindi vedete da sistemare in cosa, altrimenti qua c'è trippa per gatti. Lei che cosa fa? Fa un po' la vaga, quindi inizia a seguire, a diventare tipo una piattola nei confronti del suo tizio super religioso, e lui fa, sapete che cosa? Domani me ne vado a suonare al porto. Così. E lì ovviamente tutti lo amano per queste canzoni che fanno schifo. Nessuno nella vita reale si ascolterebbe davvero. Lei che riprende sempre tutto, cosa fa? Lo mette online e lì iniziano i problemi, perché lui è legato a un contratto discografico che non può divulgare quella canzone perché è dell'industria discografica. Però l'industria discografica lo vuole far diventare tipo quel Justin Bieber, invece lui vuole far canzoni romantichelle, parla della religione, parla di Gesù, del battesimo, seminudo in mezzo al mare. Quindi lei si è beccata di fida nel suo preziosissimo canale YouTube che non si fila nessuno, peggio del mio. Chiede a sua madre, dice, mamma, ma io che cosa faccio? Come possiamo risolvere la situazione? E boom, svolta Anna Montana. Devono trovare una soluzione, quindi che cosa fanno? Scrivono una nuova canzone, girano un nuovo video e lo mettono online. Così, nel caso di successo, la casa discografica si deve mettere il cuore in pace, accantonare la carriera da tizio un po' figaccione e fare gli occhialini alla telecamera e cantare canzoni che non ti fanno addormentare per una carriera di tizio che fa video musicali che ti viene voglia di addormentarte e canzoni noiosissime con testi come ti ho vista sulla spiaggia, avanguardia pura. Cosa succederà? Ma ovviamente succederà questo, però nel mentre ci sono altre cose un po' litigarelle. Allora c'è il bagnino che sta a attaccare cavolo, che secondo me era anche il più carino di tutti, detta tra noi. Poi che succede? La cugina ci prova con Noah, cioè impreghia il fidanzato di tua cugina e tu ci provi con uno stratagemma tristissimo. Lui deve decidere se intraprendere la carriera d'artista oppure quella di surfer. Inoltre a tutto ciò c'è una poracciata epica, perché ci sono le controfigure per fare surfer rispetto a Noah, che si vede benissimo che è uno che ha 30 anni di più e c'ha i capelli più lunghi, quindi si vede benissimo che quella è un'altra persona, è lo statman, si vede che è diverso. Credono che nessuno se ne accorga, capito, del fatto che sia più robusto, con i capelli più lunghi, in altra persona soprattutto. No, non ce ne siamo rese conto, ma va bene. Lui è indeciso su quale decisione intraprendere. Così lei gli fa, hai mai sentito parlare di sogni lucidi? E lui, no, ma che sarebbero? Ti addormenti, io ti tocco il naso quando ti sei addormentato e poi arriverà la soluzione. E ci sta questa scena inutile, qui tipo un videogioco 8-bit, una farfallina disegnata malissimo con lui che vola. E da lì dovrebbe capire che cosa fare della sua esistenza. Ma quando si sveglia, lei lo bacia. E lui fa, eh no, cara, e mo come la mettiamo? Io sto con tua cugina. Come andrà a finire? In pratica, visto che tanto sia Penny sia lui, insomma, hanno visto prati più verdi, se rincontrano dopo 3-4 giorni dicono siamo stati un po' lontani, tanto tutte e due c'è invece un'altra persona, quindi lasciamoci. Dopo tipo 2 giorni, capito, così. E finisce così, tutto felice e contenti, col tizio famoso che diventa una rockstar delle canzoni noiosissime, Noah che si mette con la cugina della sua fidanzata storica e Penny che si mette con la rockstar poraccissima e il bagnino che rimane lì. Inoltre c'è una scena davvero molto cringe che è sempre legata a quella dei sogni lucidi. In pratica quando la cugina Camilla bacia Noah, lui le dice una cosa orribile, tipo, tra virgolette, della tizia che si fa a tutti. C'è questo momento tristissimo del film che viene lanciato così
e fanno tutti finta di nulla, capito? Come se nulla fosse, come se non fosse una cosa problematica da dire agli adolescenti. Ma va bene. Il film finisce così, con loro sulla spiaggia, il tizio che è diventato ricco, il bagnino che sta attaccato al cavolo, e con Pamela Anderson e Keanu Reeves che si incontrano, si scambiano uno sguardo e puff, finisce il film. Ma che cos'è? Ma che cosa ho visto? Questo film è una poracciata, sinceramente. Io vi consiglio di vederlo solamente se siete in vena di qualcosa di trash, oppure se siete proprio super super fan di Noah, altrimenti no, depennatelo. Io l'ho visto perché c'era scritto su Netflix titoli del momento, ho detto wow, nessuno ne sta parlando, come mai? C'era un motivo, c'era un motivo. Io ogni volta sono curiosa di alcune cose su Netflix, ma io me devo fare affari mia, lo so, me lo sento, quindi vi consiglio di evitare come la peste questo film, che è una poracciata epica. Nel caso vogliate farvi del male, fatelo. Io ogni tanto mi farò del male, perché questi film, un po' mi diverto a fare questi video, non mi piace vederli, però mi diverto a fare questi video. Quindi nel caso voi siate interessati ad altri film trash su Netflix da suggerirmi, che devo assolutamente vedere e volete assolutamente, commentate, recensiti sul canale, così possiamo sfogarci insieme. Scrivetemelo pure qui sotto, perché dobbiamo vederli, dobbiamo parlarne. Questo era una poracciata, sinceramente. Spero di avervi risparmiato 1 ora e 40 di delirio. Fatemi sapere se là fuori qualcuno l'ha visto, mi dispiace per lui, siamo nella stessa barca. Scrivetemelo pure qui sotto. Spero che questo video sia stato divertente, vi sia stato utile per stare lontani da un film che non merita il vostro tempo, e noi ci vediamo al prossimo film. Grazie mille ancora per essere iscritti al mio canale, per aver messo mi piace, grazie ancora per seguirmi. Ora aprirò Netflix e sarò molto molto attenta. Siatelo anche voi. Ciao.